Altro approfondimento, lo facciamo adesso con Francesco Pastorella, che abbiamo in linea telefonica, che è il coordinatore dei comitati del terremoto del Centro Italia. Buonasera Pastorella, grazie. Buonasera. Per aver risposto al nostro invito. In questi giorni abbiamo letto la polemica dei fondi destinati alle piste ciclabili, c'è stata una sollevazione appunto da parte dei comitati per il terremoto, di cui tu sei coordinatore, appunto dopo questa pubblicazione della delibera regionale recente del 22 gennaio scorso, con la quale si destina circa una decina di milioni appunto ai percorsi ciclabili e percorsi pedonali nelle zone del nostro entroterra maceratese, il nostro appunto delle zone terremotate. Poi ci sono stati gli interventi della vicepresidente della regione Marche, la Cassini, è stato l'intervento di Ceriscioli, ma guarda che ti sbagli, confondi, prendi lucciole per lanterne, confondi i fondi per il terremoto da quelli europei che sono per lo sviluppo invece delle terre, perché le Marche hanno bisogno di svilupparsi soprattutto dopo la tremenda esperienza del terremoto, perché questi fondi e queste piste ciclabili servono per creare un ambiente più vivibile con meno emissioni di CO2, questo CO2 la mettiamo da tutte le parti, e nello stesso tempo servono anche per uno sviluppo turistico, perché dobbiamo pensare che la regione si deve sviluppare turisticamente, non soltanto ricostruirsi dopo la batosta del terremoto di 2 anni fa. Pastorella, stanno così le cose? Allora, diciamo tu, innanzitutto chiariamo che non siamo in alcun modo contrari alle piste ciclabili, assolutamente, quindi non è che non siamo, anzi io sono un ciclista pure, perciò. Però dobbiamo avere chiaro una cosa, la situazione dei terremotati, di tutto il cratere, ovviamente in particolare dell'entroterra maceratese, è gravissima. Ad oggi la fotografia dice 7.500 posti di lavoro in meno. La ricostruzione è ferma, c'è neanche in doppia cifra la percentuale di pratiche approvate. Ci vogliono 360 giorni per approvare una pratica con danni gravi, 340 per una pratica di danni lievi e 6 mesi per aprire il fascicolo. L'economia è ferma al palo, non c'è stato neanche il cambio di passo che attendevamo da questo nuovo governo, perché bisogna dire le cose come stanno, seppure ci siamo opposti pesantemente al precedenti governi marchio PD, adesso ci stiamo arrabbiando anche con questo governo perché non c'è stato il cambio di passo spiegato. Una zona franca urbana è monca e quindi le aziende stentano a ripartire. In questo quadro generale, quello che ci aspettiamo dalla regione, che in questo caso la regione Marche, che deve supportare le nostre terre ed evitare lo spopolamento in atto, è un sostegno alla ripresa socio-economica. E qui siamo al punto dolente, perché l'Europa ha dato 248 milioni di fondi aggiuntive che si vanno a collocare nell'asse 8. Quindi sono fondi dedicati al sisma, quindi è inutile che la vicepresidente continua a dire che sono delle infrastrutture, non c'entra nulla. Abbiamo anche verificato con gli stretti collaboratori del Presidente Tajani, che tra l'altro 10 minuti fa ha fatto un post, non so se avete avuto modo di vederlo. No, ce lo può dire, ci fa un piacere. Ve lo leggo velocemente, sì. il tweet del Presidente Tajani, l'hanno sollecitato: anche grazie al nostro lavoro in Europa le Marche hanno ricevuto 248 milioni in più per il terremoto. Utilizzarne 10 per le piste ciclabili può essere anche legittimo, ma è sicuramente inopportuno. Le emergenze sono altre. Questo è il Presidente del Parlamento Europeo. Ha smentito Ceriscioli e la Cassini. Ma non è che ci voleva il Presidente del Parlamento Europeo, che noi abbiamo sollecitato sì ovviamente per una condanna morale, ma anche per verificare insieme ai suoi collaboratori se ci siano distorsioni di soldi pubblici, perché qui stiamo esagerando. Il discorso è: se ci sono delle necessità oggettive, il buon padre di famiglia, e questo dovrebbe essere il nostro Presidente Ceriscioli, dovrebbe pensare alle priorità. La pista ciclabile è una bellissima cosa, sana, naturale, aiuta anche il turismo, ma io prima
ho da far tante cose prima. Noi abbiamo anche effettuato delle proposte, perché non ci limitiamo soltanto a condannare queste disastrose azioni, ma effettuiamo anche delle proposte. Una proposta che abbiamo avanzato era quella di, se vogliamo rimanere in ambito ambientalista, sostituire i bus, gli scuolabus, con delle navette elettriche. Quindi questa insomma, è una cosa, a nostro avviso, molto importante. Ci sono stati tolti dei servizi primati di tipo scuola, buzza, farmacia, guardie mediche, quindi c'è da ripristinare queste situazioni. Socioeconomica, ripresa socioeconomica, perché non creare degli impianti sportivi che creano lavoro e creano socializzazione e fanno ripartire? Perché non supportare il turismo enogastronomico? Il nostro fiore all'occhiello è il turismo, è la natura e il cibo, quindi non che gli artigiani che purtroppo stanno chiudendo. Pastorella, quanto ci è voluto per riaprire gli impianti sciistici? Beh, gli impianti sciistici intanto gli impianti non sono aperti, c'è la neve. Però abbiamo visto che hanno salutato nell'ultimo weekend l'arrivo di sciatori sulle nostre piste. Perfetto, l'arrivo di sciatori hanno riaperto questi impianti, ma non ci sono gli impianti di risalita, quindi appunto, cioè vanno su con i bus sistemati, tant'è questa era la quarta proposta, la nostra proposta, impianti sciistici di Ussi e Frontignano e di Forca Canapine, che potrebbero essere ripristinati, dovrebbero essere ripristinati per incentivare il turismo. A Bolognona sono stati risistemati e stanno facendo giustamente il pienone, quindi questo è l'intervento che ci si aspetta. Per entrare nel tecnico, perché altrimenti qui se io dico che questo è nero e loro dicono che è bianco, purtroppo fortuna non siamo da soli, noi dei comitati che siamo anche tanti, ma ovviamente per pubblicarlo e per andare su DG vuol dire qualcuno ha verificato la delibera. La delibera si riferisce all'asse 8, che sono fondi che sono dedicati a tre principali funzioni, tre principali scopi, quindi la prevenzione idrogeologica o sismica, e qui non c'è. La riduzione del CO2, e qui potremmo intravederla, il sostegno socio-economico alle aree colpite dal sisma. Ecco, ripeto, in questi tre capitoli si deve andare a collocare l'azione della regione. Noi non riteniamo che le piste ciclabili, tra l'altro dedicate in paesi che non sono nel centro del cratere, perché all'appello manca Arquata del Tronto, manca Visso, manca la Santa Giusonera, manca Pieve Torina, manca Muccia, manca Ussita, non stiamo al centro del cratere, quindi con tutto il rispetto per chi sta al margine, e noi siamo fautori della differenziazione del cratere almeno per la parte economica, perché un conto è che ho tutto distrutto e la viabilità ancora non è stata ripristinata, e un conto è che ho avuto dei lievi problemi dovuti al sisma, quindi sono due cose diverse e andrebbero economicamente trattate diversamente, anche perché l'economia ne risentiva in maniera diversa. Quindi se noi facciamo gli stessi schemi fiscali, c'è una parte che parte, che schizza, bontà ben per loro, ma c'è una parte che non ce la fa e quindi non conviene neanche andare a lavorare, quindi qui si lasciano a morire queste terre. Quindi se noi andiamo a vedere anche i paesi, a prescindere dal fatto che quelle non sono le cose da fare, a prescindere dal fatto che quei fondi non si dedicano al sisma, a prescindere da tutte quelle premesse che abbiamo appena citato, non stiamo parlando di cratere. Se io devo aiutare qualcuno, vado ad aiutare chi sta più in difficoltà. Certo, perché lei dice naturalmente che le piste ciclabili interessano anche zone che sono non proprio quelle più interessate dal sisma. No, ma c'è scritto, c'è una nella delibera, ci sono i nomi dei paesi, appunto. Siamo Orbisaglia, cioè stiamo parlando di nomi di paesi ovviamente che non sono, quindi vi ho detto chi manca l'appello, io non mi va di andare ad attaccare altri paesi, non c'entrano niente loro, però se manca Arquata del Tronto, Visso, Pieve Torina e tutti quelli dell'entroterra maceratese che sono gravemente colpiti, significa che comunque si è prestata attenzione a una situazione non di emergenza, non si segnala la reale priorità. Certo, quello certo che contestiamo è non avere il corso, la contezza delle reali esigenze di noi terremotati. Quindi si è partiti con piste ciclabili, hanno già la scelta di dare 46,3 milioni di euro alle piste ciclabili provenienti da altri fondi, quindi questi sì, non sono del sisma, ma 46 milioni di euro per le piste ciclabili, una regione che ha una parte tutta completamente distrutta, secondo noi sarebbe da ripristinare i servizi primari, perché noi non ci portano neanche più il giornale, perché non gli conviene al giornale a portare la, perché la densità popolativa è sempre più scarsa. Certo. Quindi i bus per scuola, bus visto per l'asilo non c'è,
le guardie mediche fanno a turno e le farmacie lo stesso. Qui stiamo parlando di servizi primari. Allora, se avete dei soldi, investiteli per ripristinare la normalità, visto che la casa ci è stata portata via, la normalità nelle nostre terre. Non andate a fare quello che vi fa figo, vi fa la passeggiatina, perché noi non è che gli anziani, perché l'80% dei terremotati sono anziani, ricordiamolo, e stiamo parlando di soldi destinati al sisma. Non è che gli anziani si prendono la bicicletta e se ne vanno a Cidano a Marche, eh? No, 100 km andare e 100 tornare per andare a fare la pista ciclabile, non ci prendiamo in giro. Quindi non è una proposta concreta, sono soldi pubblici, ce ne devono rendere conto, e non ci facessero, non pensassero di prenderci in giro dicendo che ci sbagliamo, perché verba volant scritta manent. E comunque sono sempre soldi della collettività, siano che essi siano destinati strettamente per la ricostruzione, sia che essi siano destinati per lo sviluppo di una regione. Sono sempre soldi che vanno spesi in maniera oculata e con una priorità in base alle esigenze, alle necessità e alle emergenze. Questo le do perfettamente ragione, Pastorella, no, perché non è perché con arzigogoli o artifici burocratici che possiamo superare l'ostacolo a pie pari, che è quello di giustificare la destinazione di questi 10 milioni. Ci avevano provato con l'SMS, si ricorderà, no, i 5 milioni raccolti. No, me lo ricordo, sa perché me lo ricordo? Perché il 28 giugno del 2017 noi eravamo in riunione con la Regione Marche, e l'ingegner Spuri era tutto contento di dirci che avevano dedicato 5 milioni e mezzo dei 17 e mezzo destinati alle Marche alla pista ciclabile, da Sarnano a Cidano a Marche, quindi dal margine del cratere fino alla costa. Era tutto contento di dirci che c'erano 3 milioni per la grotta sudatoria di Acqua Santa Terme e altri 5 milioni per il ripristino di una statale parallela alla nostra superstrada. Quindi anche noi abbiamo fatto una sommossa popolare, c'è stata petizioni, supporto dei giornalisti che ci hanno dato una mano, perché se non ci date una mano voi purtroppo qui non succede nulla. Quindi che cosa è successo? Sono tornati indietro, la Protezione Civile con i garanti ha fatto pressione e hanno rimesso nel cassetto il progetto delle piste ciclabili, che hanno prontamente ritirato fuori adesso. Ripeto, non è una guerra nostra alle piste ciclabili, ma questo amore sviscerato da parte del Presidente e della sua giunta forse dovrebbe essere un attimo più controllato, e dovrebbe ricordarsi che c'è gente che sta morendo di fame, c'è gente che vive con il CAS, il contributo di autonoma sistemazione. Quindi il discorso è questo: se sono dei fondi europei per lo sviluppo regionale dedicati al sisma, si devono dedicare per lo sviluppo regionale nelle zone colpite dal sisma. Punto, perché adesso i 248 milioni stiamo facendo le pulci e ne vedremo delle belle nei prossimi giorni. Andremo a controllare ogni singolo centesimo dove l'hanno dato e poi vediamo come sarà speso. Certo, fate bene. Senta, Pastorella, la questione è che a volte non ci si crede, sembra che si dia ormai la ricostruzione per bella che fatta, perché dice lungo la costa saranno rimasti poche centinaia di persone, in realtà quasi tutti sono rientrati con la costruzione delle cassette. Poi si dice ma gli impianti sono attivi, le scuole hanno riaperto, però so di centri storici di città che sono ancora a flimis, a cominciare da Camerino, non ci si può entrare. Comunque, a parte questo, no, e poi si dice bisogna, per far sviluppare questo nostro veramente questa nostra terra meravigliosa, farci inserire delle attività produttive, no, come se fosse magari colpa di chi non ha interesse o vantaggio economico nel investire in queste zone. Ma in realtà lei mi diceva all'inizio che ci vuole quanto, 360 giorni per cosa? Allora, la situazione della ricostruzione ad oggi è che prima di aprire una pratica, appunto, non lo dice Pastorello, lo dice l'ingegner Spuri durante le nostre riunioni, lo ammette tranquillamente, noi stiamo anche cercando di far pressione per fargli dare più risorse, fermo restando che se fatte 100 le risorse che vengono date dalla struttura commissionale all'USR, 70 lavorano in amministrazione, 30 lavorano a fare le pratiche, è normale che se non invertiamo il numero andiamo piano. Detto questo, se per aprire una pratica ci vogliono 6 mesi, e non parlo la mia consigliata a luglio ancora deve essere aperta, ma non perché passo della stantipatico, perché quello è il flusso.
dopo 340 giorni, se danno i piedi, una B verrà giudicata, questa è la media che ci hanno detto, dopo 365 giorni, quindi nel mio caso la E, verrà giudicata la mia. Perché? Perché c'è un passaggio con i comuni, poi dopo vengono chiesti ai tecnici delle informazioni e delle integrazioni, e poi ci passa tempo, il succo, la media è questa, e adesso sono state consegnate appena il 10% delle pratiche. Allora quello che domandiamo noi è, se non sburocratizzate, come avete detto tutti quanti, perché la burocrazia è il nemico comune, però che nessuno vuole risolvere, perché noi nel 97 abbiamo fatto molto più veloce, tra l'altro. Detto questo, se non volete risolvere, come pensate voi di ammortizzare e di gestire la mole di pratiche che arriverà? Perché la mole di pratiche sarà pesantissima. Allora, o i nostri tecnici sono tutti stupidi e a me non risulta che sono, oppure forse, siccome questo giochetto c'è sulla pratica ricostruzione, sui bandi pubblici per attingere ad aiuti per le piccole imprese, sulle delocalizzazioni che dopo un anno e mezzo, due anni, gli chiedono ancora se l'atto notarile della proprietà dell'immobile dove operano, perché ancora un'altra cosa, il 90% delle localizzazioni non ha preso i soldi. E questi eroi che con i propri risparmi hanno ritenuto aperto la luce dell'alimentari, del fornaio, di qualsiasi altra attività, ancora devono riprendere i soldi delle delocalizzazioni. Allora ci rendiamo conto che qua si va a pretendere che magari da fuori vengano a investire, quando qui i nostri li stiamo facendo morire. No, no, chiarissimo, io volevo sentire questo da lei, che è esperto, ha seguito sin dall'inizio la situazione, perché sembra quasi una cosa impossibile che si verifichi, che si sia verificata, ma in realtà quella della ricostruzione è veramente una cosa vergognosa. Non possiamo pensare a una pista ciclabile che dà al territorio un'immagine più bella dal punto di vista ambientale, con tanti pochi abitanti che ci sono, ci preoccupiamo della CO2, di poche macchine di turisti che possono venire da quelle parti, sostituite dalle biciclette, veramente tutto questo poi fa sorridere. Fortunatamente non abbiamo proprio. Appunto, no? E poi quella è la nostra colpa, forse abbiamo l'aria pura e quindi è la nostra colpa, non abbiamo troppe emissioni. E poi ci accorgiamo in realtà che, a parte lo scandalo delle casette che sono state, le sai, costruite, che poi dovranno, che ci hanno dovuto rimettere mano, veramente milioni e milioni che sono stati spesi, veramente, quella è un'altra guerra che buttati abbiamo via, noi abbiamo fatte controllare tutte, abbiamo preteso e abbiamo ottenuto che le controllassero tutte. E anche qua mi lasci dire una cosa: com'è possibile che c'è bisogno dei comitati, dei cittadini, per evidenziare un problema e per lottare contro le istituzioni, che devo dire, per esempio la nuova Protezione Civile, che non è quella che ha creato le casette, ma la nuova di Borrelli, ci sta dando una mano pesantissima, stiamo parlando a livello nazionale. Come fa soltanto i comitati dei cittadini a dover combattere e non ha il supporto né del sindaco, anzi tanti sindaci hanno cercato di riassistire la gente quando iniziavano le muffe, i funghi, cioè, no, i nostri figli giocavano per terra, c'erano le muffe e noi dovevamo star zitti. Come fanno a non stare al nostro fianco a denunciare? Perché nessun schieramento politico, nessuno ha denunciato questa delibera? Noi l'abbiamo saputo grazie alla solerzia di un blogger, si chiama Luca Graia, perché bisogna dare merito a chi l'ha scoperto, che si è andato, che c'ha la pregunta come blog, si è andato a studiare, a controllare le delibere, e ha scoperto questa sosseria, per passare il termine, e perché i politici che dovrebbero star lì a controllare l'operato dei vari governi, questi, una parte politica quello del governo regionale, un'altra parte politica del governo centrale, perché noi ci dobbiamo difendere da soli? Ma questi politici votati da noi e pagati da noi, che stanno facendo di tutte le parti politiche? No, ma hai ragione, Pastorello, ti do del tu, perché capisco la tua rabbia, come la rabbia di tanti cittadini. Io ho partecipato anche a delle iniziative davanti a Montecitorio, mi sono fatto trasportare, giustamente, pur non essendo abbiamo portato anche le macerie noi, pur non essendo direttamente nella zona terremotata. Ho assistito anche qui a dei passaggi di milioni per la ricostruzione di magazzini fatti passare per
scuole, l'esempio dei Recanati, perché comunque tutto rientra anche nelle zone non fuori dal cratere, come zone che comunque se edifici sono stati lesionati, no, vanno comunque. Però sta di fatto che l'Entroterra maceratese ha avuto una batosta che grazie a questa burocrazia, grazie a questa scelta, a questa lentezza, a questa noncuranza, a questa sciatteria, rischia veramente di non risollevarsi più, purtroppo. Ma noi non molliamo, lo sento dalla sua grinta, dalla tua grinta. Non ci facciamo intimidire e non molliamo, perché ogni volta che poi si va là si guarda in faccia la gente che è sconsolata. E allora noi non molliamo, perché non è possibile che noi stiamo buttando al vento le terre dei nostri padri, i sacrifici con i quali hanno costruito le case, i sacrifici con i quali hanno trovato un lavoro e hanno tramandato i lavori ai figli, ai nipoti, e per questi politici che spendono soldi per come gli pare senza avere alcuna priorità e alcuna coscienza, noi sicuramente non gliela daremo vinta. Benissimo, con questa grinta noi ci salutiamo, Pastorella, ti ringrazio per questa disponibilità, ormai abbiamo il tuo numero di telefono, ti romperemo ogni tanto le scatole. No, voi ci date una mano perché ci date voce, quindi se ci date voce riusciamo a urlare la nostra composta protesta. Certo, certo. Grazie di nuovo e auguri di buon lavoro. Grazie. Ci sentiamo.